La piadina, il cibo degli dèi. Basta poco. Piadine e Crescioni dal 1986, in via Castiglione 55C a Bologna. Cari amici, bentornati e bentrovati a questa nuova puntata di Das Bologna Magazine, sempre in compagnia del sottoscritto Marcello De Giorgio e della cara Beatrice Galin, sempre più bella e non è solo per la primavera, giustamente. Ci troviamo anche questa settimana al Centro Estetico Ritratti in via Valeriani 2A a Bologna. Qui potete trovare tutto quello che serve per il vostro benessere, per il vostro fisico, per la vostra immagine, per la vostra bellezza, come ben potete vedere da Beatrice. Quando poi arriva l'estate non vi dico neanche, ecco, ma comunque al di là di questo, questa puntata si preannuncia veramente variegata, perché passiamo da un argomento di un tipo ad un altro completamente diverso, ma lascio che sia Beatrice a raccontarvi tutto. Vai Bea. Grazie Marcello, innanzitutto complimenti anche a te per il look. È la primavera, è la primavera. E partiamo con il primo servizio. Il mese scorso è stato firmato a Bologna, nella splendida sede di Palazzo da Curzio, il patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI, con il quale Bologna può dirsi all'avanguardia sui temi della lotta alla discriminazione e della difesa dei diritti civili. Il sindaco Virginio Merola, con la presenza dell'assessore Susanna Zaccaria, che ha promosso l'iniziativa, ha infatti firmato il patto con 14 associazioni della comunità LGBTQI nella città di Bologna. E l'assessore Zaccaria poi ha rilasciato ai nostri microfoni alcune dichiarazioni veramente interessanti. Esattamente, il documento è il frutto di un percorso tra l'amministrazione comunale e le 14 associazioni LGBTQI che hanno presentato 52 progetti dopo l'avviso pubblico dello scorso 23 gennaio. Con la firma del patto, il Comune di Bologna prosegue la tradizione di avanguardia che la caratterizza da più di 30 anni nel rapporto con le associazioni gay, lesbiche e transessuali. Con questo patto di collaborazione, che avrà valore fino al 30 settembre 2021, l'amministrazione comunale e le associazioni firmatarie hanno stabilito un piano di azione locale articolato in bisogni, obiettivi e azioni. Nell'ambito del patto, l'immobile La Salara in via Don Minzoni 18 è stato individuato e verrà assegnato per fini istituzionali ad alcune delle associazioni firmatarie per svolgere le loro attività. Cosa ne dici Marcello? Lanciamo il nostro servizio? Non senza però un po' di pubblicità. Vai! La farmacia Stadio a Bologna in via Andrea Costa 84 B 051 614 2141 è aperta tutti i giorni, compresa la domenica mattina, con orario continuato. Farmacia Stadio, non solo farmaci, ma anche make-up, trattamenti estetici e tanto altro. Hai problemi che non ti fanno dormire? Hai problemi con le banche? Avresti bisogno di un piccolo aiuto economico? Intermedium ha le soluzioni per te! Intermedium si occupa di anomalie bancarie, sovraindebitamento, microcredito ed analizza tutte le situazioni che generano sofferenza nei propri associati. Che tu sia un privato oppure un'impresa, contatta Intermedium ed associati! Troverai la soluzione per i tuoi problemi. Per le tue mani e per i tuoi piedi, la professionalità di Luisa Targa, 329 69 36 480. Prevenzione, quindi la prevenzione primaria, che è stata anche
Ci dica la speranza, Bologna si può fare tutto, quindi per togliere tutto il mondo e questo dà un contributo valore alla diversità. Grazie, grazie alla tavola. Calciamo tutte le mani! Calcariamoci per la tua famiglia, carica! Due mani, calcio oggi! Non siete tutti per un soglio! Tutto l'arco di spostarsi per poi permettere al fiume umano di... Io voglio ricordare anche la presenza, oltre che l'assessore, l'intervento per il bolognese d'adozione, questo è un appuntamento da non mancare. Vi descrivo la situazione. Ed è partita! Ed è partita la nostra Bologna! Senza che nessuno se lo aspettasse! Qualcuno ha dato un saluto! Ed è partita, ragazzi, sulle mani tutti, sulle mani! Siete veramente speciali oggi, siete uno spettacolo! E vai! Sulle mani, va bene! Ci stiamo chiedendo chi cucinerà oggi, visto che siete tutti qui! E vai! Dove si sta insieme, dove si viene a correre col marito, con la famiglia, col fidanzato, dove qualcuno cerca il fidanzato o la fidanzata, magari lo trova la Strabologna. Importante è partecipare. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è ormai esaurito. Ci tocca salutarvi, darvi appuntamento alla prossima occasione, sempre con Das Bologna Magazine in compagnia di Marcello De Giorgio e di Beatrice Calin. Grazie per averci seguito e mi raccomando, non perdetevi la nostra prossima puntata di Das Bologna Magazine. Ciao! Ciao.